era andato dove doveva andare. È stato nel mezzo a Londra, ma sì, è bello. Questa va in sezione un'altra serata a tema. Ora sì, tra poco si entra. Attivamente, oltre a tantissimi cittadini di Castelnuovo Pescaia, hanno raccolto l'appello dell'amministrazione e delle associazioni a cui faceva riferimento Federico per organizzare questo evento. L'evento è importantissimo. Se guardiamo l'immagine che abbiamo voluto mettere all'interno di questa sala, vediamo quello che è stato il bellissimo momento di 40 anni fa, domani alle ore 11. Ecco, quello era. Io l'ho vissuto un po' da cittadino, nel senso che mi trovavo in mezzo a quella folla, quindi questo è stato uno spettacolo eccezionale. E questo che vogliamo rappresentare soprattutto ai ragazzi, perché i personaggi che poi vi citerò lo hanno vissuto in prima persona. Devo ringraziare chiaramente Francesca, che ci ha regalato con la sua presenza il collegamento con Ambrogio, poi lei ci darà anche una bella occasione
il saluto di tua madre, oggi avremmo avuto piacere averti con noi, però insomma te poi sicuramente sarai in grado di dirci e di portarci il saluto di tua. Gli amici che hanno mantenuto questo contatto diretto fra il mare, fra Ambrogio e la terraferma, fra i suoi cari, fra gli amici di Castiglione della Pescaia, c'è qui presente Ermanno Pirondelli della Lega Radio Amatori di Milano, che peraltro ha portato la copia del radiotrasmittente che veniva utilizzato sul Surprise. Sono qui insieme agli altri amici di Pontedera e ringraziamo anche loro per questa presenza. Che dire? Allora io vi posso soltanto dire quelle che sono state le emozioni del sottoscritto nato al mare e dal 1972 attraversato l'Atlantico, Atlantico del Nord in solitaria e anche lì l'evento, buona parte di questo viaggio lo ha fatto senza l'uso del timone perché si era rotto. Quindi, ringrazio di nuovo Francesca. C'era nessuno, come si diceva prima, il mio babbo è stato il folle che ha dato in mano ad Ambrogio un altro folle una barca di legno per andare a giro per il mondo, l'ha messo per mare, abbiamo qui qualcuno che l'aveva costruita insieme a lui, per cui Antonio diciamo che siamo, io parlo da figlia e lui parla da costruttore, no non parla, la si commuove ma non parla. E mi stavo dando un'occhiata in giro, ho visto dei modellini bellissimi, quindi sono fiera di voi ragazzi perché avete fatto un lavoro splendido e il babbo sarebbe contento di quello che avete fatto. Mi unisco al coro dei ringraziamenti a tutti voi perché per me è normale pensare di ricordare e celebrare mio papà, ma quando vedo che lo vuole fare qualcun altro è sempre una grande emozione, una grande gioia perché vuol dire che il messaggio del condividere e del fare qualcosa per cui poi tutti ne possono gioire e il giro del mondo è un'impresa e l'annovero tra queste, nel senso che è stata un'impresa di condivisione da parte di Ambrogio, mi fa sempre molto piacere, cioè non lo do così per scontato. Ringrazio Federico, ringrazio il sindaco Giancarlo che hanno reso possibile tutto ciò insieme alle persone che loro hanno citato e voglio fare una precisazione al discorso che ha fatto Federico. Non è tornato mio papà in nessun altro posto, nel senso che è partito da Castiglione, ma ci fu mentre tornava la possibilità che ora che l'impresa stava diventando no, effettiva e stava giungendo al termine, ci sarebbe stato un trionfo per tutta la Lega e la Valle, per la Vela Italiana, ma perché devi tornare a Castiglione, Ambrogio? Torna a Genova che è la capitale del mare in Italia. Lui ci pensò un attimo e poi disse no, perché è Castiglione che ha creduto in me, è a Castiglione che ho progettato il mio viaggio e che c'erano quei sei gatti che abbiamo detto che l'hanno reso possibile salutandomi alla partenza, ed è Castiglione che deve godere perché ha diviso con me le fatiche dell'impresa, i frutti del ritorno e del fatto di avercela fatta. Quindi io penso che Castiglione è stata insieme a mio papà foriera di quell'impresa, ha partecipato a quell'impresa e ha vinto quel giro, vinto non si vince sulla natura, si fa qualcosa in mezzo alla natura, insieme alla natura, però diciamo che ha vinto con la natura quel giro del mondo portandola a casa. E quindi ringrazio tutti i castiglionesi che l'hanno reso possibile, che sono, come diceva il babbo, gente semplice, sincera, che non le manda a dire, e gente di cuore soprattutto, perché chi sta più vicino al mare, chissà perché, c'ha il cuore grande. E unisco a questa cosa le parole di mia mamma che non è potuta essere qui oggi e che dice un ciao affettuoso a Castiglione della Pescaia e un forte abbraccio ai suoi abitanti, Maria Teresa Fogar. E la cosa di questo Amarcord che mi rende più felice è che questi ragazzi che hanno l'età in cui mio papà ha iniziato a sognare le sue folli imprese, ha iniziato a pensare che nella vita avesse senso fare qualcosa di grande, per lui qualcosa di grande è stato il giro del mondo o qualunque altra delle sue avventure. Ma insomma, ognuno di voi può decidere oggi di rendere un giorno
della sua vita grande, particolare, denso, pieno di qualcosa per cui ha creduto, ha lottato, ha voluto fare, l'ha portato a casa. E sono felice perché loro, che non saprebbero mai altrimenti chi era Ambrogio Fogar, grazie a delle giornate come queste forse lo sanno, forse si incuriosiscono, forse conoscono la vita di quell'uomo che adesso da lassù sono sicura che ci sta guardando e sta ridendo sotto i baffi. Grazie a tutti. Va ad Andrea Giardini. Come una campagna mi sono fatto aiutare culturalmente con ti sei fatto dare le nozioni sì. Per come intagliare e poi come... guardando su internet la banca di Ambrogio scala 1-60 sì. L'hai proprio studiato, è vero, se la moltiplichiamo per 60 volte abbiamo sfruttato sì. Okay. È venuta un po' larga però. Sì, vabbè, un po' più va bene, ma il pancione fa il babbo, gli sarebbe piaciuto. Complimenti! Sono andato a intervistare due personaggi che Eolo, che all'epoca gli ha organizzato il giro del mondo, certo. Che adesso ha 92 anni, amico di famiglia, e poi un altro, l'avviolatore, che mi